And you cannot stop me. Nah, you cannot stop me. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Ci troviamo a Sestriere, questo è il weekend dei campionati italiani, una delle gare più importanti di solito nel calendario italiano. Siamo a Sestriere, primo giorno di prove libere, quindi andiamo a vedere un po' com'è la pista. Sarà super polverosa di sicuro, ma vediamo com'è, dai. I need to know everything, who and the what and the where, I need everything. Trust me, I hear what you're saying, but act like it's new what you're telling me. I'm curious, George, I hop in the Porsche, five and a horse, I'm ready for war, I'm coming for throws to turn to a ghost, I need to know everything. Now you be surprised at the info you get is by letting them talk, so I'm letting them talk. Gotta keep quiet, maneuver in silence, then let them in, talk up their body, another one body, that's just how it go. I got some secrets, I'm shaking the game, so they stay on their toes. Stay in your lane, I just stay on the go. La pista però si è iniziata a scavare, che è andata sempre più difficile, però dai, oggi le prove sono andate così e così, infatti la pista l'abbiamo trovata molto molto più scavata, hanno girato i master al mattino e noi poi più tardi, quindi la pista era veramente stressata e le buche sono diventate sempre più alte, però l'ultima discesa ho trovato un po' più di flow in alcune parti, altre le ho sbagliate, quindi ero un po' più avanti prima della qualifica, non ero molto 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 sicuro di me, però dai, la qualifica è andata bene. Non ho spinto al massimo, però ho cercato di guidare forte, ho fatto un po' di piccoli errorini, cosa che domani sicuramente non voglio fare, e ci saranno delle parti dove dovrò spingere molto di più, ma sono motivato e ora mettiamo a posto la bici, mangiamo bene, ci riposiamo e domani giornata di gara e diamo del gas.
Dire che le ultime due stagioni sono state difficili è dir poco. Davvero sono state due stagioni davvero complesse per via degli infortuni, per via di una stagione con pochissime gare, quella del Covid nel 2020, e poi cariche per il 2021, ma un infortunio a inizio stagione ha stroncato completamente tutta la stagione, quindi non sembra, ma aver perso così due stagioni si è fatto sentire, sia sul passo gara, sia su come mi sentivo io sulla bici, ma soprattutto quel qualcosa in più che si dà soltanto in gara, e non avendo fatto gare potete capire che è stata dura riprendere. Quest'anno sono partito un po' lento, un po' piano, perché il ginocchio sicuramente ha preso il suo tempo per guarire. Come avrete visto in altri video, ho fatto tanta fisioterapia e avvicinarsi comunque al passo che avevo prima è stata lunga, però a questo punto della stagione voglio davvero ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine, che mi hanno seguito in questo processo, in questo anno. Non hanno mai smesso di credere in me, dal preparatore, alla mia ragazza e da tantissime altre persone che adesso c'è tempo per ringraziare. E come ho detto, adesso sono contento perché la stagione è stata un crescendo e dopo un inizio davvero difficile, dove non capivo cos'è che mi mancasse, dove non mi trovavo bene con la bici, dove non mi trovavo bene con il mio guidare, con il mio stile di guida che sapevo di avere ma non riuscivo a mettere in pratica, è stata davvero dura. Gara dopo gara però mi sono avvicinato sempre di più ai primi, con Giannoglio Suspension nello specifico e Andreani comunque come supporter generale delle sospensioni. Abbiamo fatto un ottimo lavoro sulla bici e su quelle che erano le mie sensazioni, che ho ancora, quindi me ne capisco ancora di bici. No, a parte gli scherzi, davvero abbiamo fatto un ottimo lavoro, abbiamo lavorato tanto, e però questo lavoro finalmente ha pagato perché ora la bici è veramente veloce e mi trovo bene a spingere. D'altra parte con Corrado Tosa abbiamo lavorato sempre senza mai smettere, anche se sono state gare davvero brutte, lente, negative, davvero weekend dove ho tirato davvero fuori poco di positivo da quelle gare. Però abbiamo continuato senza smettere, sempre di più, e anche fisicamente mi sono riportato vicino a dove voglio essere, ma lì manca ancora un po' per via dei miei piccoli acciacchi. Ma come non ultimo Francesca, la mia ragazza, davvero mi è sempre stata a fianco, mi ha sempre spronato, anche se facevo un minimo risultato positivo, no, fai schifo, eccetera, eccetera. Quindi tutto questo messo insieme mi ha dato un sacco di carica e uno degli obiettivi principali della stagione era sicuramente questo weekend di gara, non lo nascondo, e ci sono arrivato nelle migliori condizioni possibili. Bici a posto, io ben allenato, motivato, e la voglia di far bene era davvero alta. Quindi le prove, come avete sentito, non sono andate benissimo, ma perché la pista era difficile, ci metteva alla prova perché cambiavano i giro, tanta polvere, e davvero era tosta. La qualifica però mi ha dato un po' più di motivazione perché ero vicino a dove volevo essere, quindi sapevo che con alcuni cambiamenti e con un po' più di gas potevo entrare nel risultato che mi ero prefissato. Infatti oggi in gara devo dire che è andata nel complesso bene, non felicissimo della run perché ho fatto troppi piccoli errori un po' stupidi, nel senso frenavo troppo, non ero veramente lucido perché, devo dirlo, ero un po' stanco alla fine del weekend. Però, tolto questo, il risultato è buono, è un quinto posto, quindi ho anche preso punti UCI per andare a correre in coppa. E sono nel complesso felice, ma soprattutto felice della crescita che ho avuto in questa stagione, quindi sono tornato. Da adesso c'è ancora da aprire il gas e divertirci finalmente. Grazie a tutti quelli che hanno seguito i miei video, questo video nello specifico. Grazie ai fratelli Crocco, a Francesco che è qua dietro, che mi ha aiutato nelle riprese, anzi ha fatto lui le riprese. E grazie a tutti i miei sponsor, i miei supporter, grazie a Intense per la nuova Ferrari che mi ha dato, e grazie a Ollins Andreani per le sospensioni, Luca come sospensionista meccanico, Stans, cioè Dami l'Italia per i cerchi e mozzi, e Dainese per tutto quello che riguarda il vestiario e le protezioni, 100% quindi AMG per i caschi e le maschere. Davvero è stato tutto un crescendo e sono davvero felice di essere arrivato a questo punto. Ciao a tutti, ci vediamo in un prossimo video. Yo! Questa è la mia discoteca, l'Intense number one. Quando vedrai sul mio Francesco, guarda, non ho toccato la bici, non vai forte. Sarà super polverosa di sicuro. Sarà super. Sarà sul. Sarà sul.
Sarà super polverosa di sicuro. La Franci non mi ha smontato e purtroppo sono andato forte, non me l'aspettavo. Volevi dire purtroppo sono stato davanti all'alloporto. Poi oh, andiamo a fare questo aperitivo. No, io non voglio andare a casa. Andiamo a berci una birra, poi ce ne andiamo. Respira, respira.